Saluto a tutti, quelli che ci guardano. Vorrei chiedervi, anche se voi siete dietro le quinte, dietro lo schermo, del cellulare, della TV, chiamate qualcuno, condividete quello che sto a punto di insegnarti perché so che benedirà la tua vita e capirai cose che magari stai passando, quello che il Signore ha messo sulla mia vita per portarti oggi. Giustamente parlavo con il Signore in questi giorni, questa mattina, dicevo: Signore, cosa vuoi che parli a questo popolo, al tuo popolo? Quindi andremo alla parola subito, ma voi condividete, chiamate qualcuno che sarà benedetto. Amen. Levitico capitolo 6, versetto 8. Il Dio dice quali saranno le leggi sull'Olocausto. E l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: da questo ordine Aarone e ai suoi figlioli, e di a loro, questa è la legge dell'Olocausto. L'Olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte, fino al mattino, e il fuoco nell'altare sarà tenuto acceso. Possiamo saltare verso il versetto 12. Versetto 12 dice: il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. E il sacerdote vi brucerà su delle legne ogni mattina. Vi disporrà sopra l'olocausto e vi farà fumare sopra il grasso dei sacrifici di azione di grazie. Il fuoco deve essere continuo, mantenuto acceso sull'altare, non si lascerà spegnere. Dall'inizio, da quando Dio ha voluto avere un incontro con l'uomo. Da quando Dio ha voluto avere questo incontro, Dio ha sempre rialzato altare. E altare è un luogo di incontro. Altare è un luogo dove il regno naturale con il regno spirituale si fanno degli incontri. Ogni uomo che ha avuto un regno spirituale, che ha edificato un altare. Perché l'altare è un luogo di incontro. Il disegno di Dio è che fare sempre un altare. Il diavolo non può creare niente, ma è un specialista in rubare i disegni che Dio ha fatto. Quello di trastornare, di cambiare i disegni che Dio ha fatto. Il diavolo è un specialista in insegnare alla gente come fare altare. Ad esempio, quando Adamo sono usciti dal Eden, Adamo e Eva sono usciti dal Eden, hanno voluto fare un altare per fare una redenzione con Dio. Quando Caino e Abele hanno voluto portare un'offerta a Dio, hanno fatto un altare. Quando Noè è uscito dall'arca, quello che Noè ha fatto è sempre un altare. E perché altare significa luogo di incontro. È un luogo anche dove il mondo naturale e il mondo spirituale si aprono, si incontrano. Quando noi vediamo queste cose, nell'altare sempre Dio ha voluto avere questo incontro con l'uomo. Dio ha costruito un tempio, ha fatto edificare un tempio. In tempio lì c'era un altare. E su quell'altare c'era incenso, libagione e sacrificio. E è di questo che vorrei parlarti. Quando noi vediamo le scritture,
quando noi vediamo la parola di Dio, la libagione è quello che provoca che il mondo spirituale si apra, perché l'altare è un accesso al mondo spirituale. In quel tempo lì, Dio ha distrutto il tempio e ha detto che non farà mai, non abiterà mai in una casa fatta per mano di uomini e mano di artifici. Ma più avanti il profeta Osea dice che lui, la gloria sarebbe maggiore che quella di prima. Quindi cosa voglio dirti? Che oggi l'altare non è più un luogo. Oggi l'altare siamo noi. Dio vuole avere un incontro con noi. E quando leggiamo le scritture ci rendiamo conto che tante volte noi al camminare verso Gesù o verso Dio ci dimentichiamo delle cose che Dio vuole per noi. A volte come il popolo di Israele dimentichiamo che noi dipendiamo di Lui, che noi siamo parte di Lui. In Prima di Re, versetto 18, 30, Prima di Re 18, 30, dice: allora Elia disse a tutto il popolo: accostatevi a me. E tutto il popolo si accostò a lui. E Elia ristaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Wow. Mi chiama molto l'attenzione che c'era un popolo che conosceva Dio. C'era un popolo che stava con Dio. C'era un popolo che aveva saputo le storie, aveva saputo quello che Dio aveva fatto, ma che si è allontanato da Dio. È un popolo che sapeva chi era Dio. C'è gente che sono nate nelle chiese. C'è gente che è nata nella chiesa, però oggi si sono allontanati da Dio. Perché sai una cosa? Quello che c'è gente che vive che ha vissuto nel mondo spirituale, però adesso non sa chi sono. C'è gente come il popolo di Israele che conosceva Dio, aveva sentito di quello che Dio aveva fatto, che andava in chiesa, che aveva lodava magari in chiesa. Ma adesso vanno da Baal, vanno anche dai profeti di Acera. Gente che conosce Dio, che ancora va a cercare lo stregone, va a vedere l'oroscopo, va a vedere cose, va ancora a chiedere le carte, e va ancora a vedere la sorte. Andiamo a vedere che cosa ci dice il futuro. Il bambino non guarisce. Portiamolo dallo stregone perché non si sa cosa ha. Gente che conosce Dio, che ancora è legata a qualcosa. È qua che vorrei entrare nel versetto. Quanti madri hanno portato su un altare a un bambino? Delante di un altare, un altare è qualcosa che apre il mondo spirituale. Il mondo spirituale sempre si apre con un altare. In un altare sempre c'è sacrificio, libagione.
ci sarà sempre qualcosa di offrire, l'incenso. Magari sei tu una di quelle persone. Magari sei stato tu che sei andato magari dallo stregone, sei andato a vedere l'oroscopo. Gente cristiana sto parlando. Gente che conosce Dio, che è andata in chiesa, che magari va in chiesa, ma che ancora va a vedere il suo futuro. Quello che tu non stai ignorando, che noi come cristiani siamo molto ignoranti, ma il diavolo non è ignorante, perché lui sa che quando qualcosa si apre, tu sei un altare. E quando tu stai andando a fare quelle cose lì, lì stai provocando qualcosa nel mondo spirituale. Per quello che non puoi lasciare il mondo. Vai in chiesa, ma ancora ti sei attratto dalle cose del mondo. Vai ancora in chiesa, ma vuoi tornare sempre indietro. Vuoi andare avanti, credere in Dio, ma qualcosa ti attira indietro. Vorrei andare un po' più in profondità su di questo. Nel mio paese, in Sud America, mi sa che anche in Africa, tanti genitori portano lo stregone. Lo stregone le ha passato una uova, le ha passato una gallina, la gallina si è morta, le ha passato, le ha messo una qualcosa sul braccio, ha detto questo. Quello che loro non sanno è che quando tu porti qualcosa sull'altare, quell'altare stai facendo un patto. Stai facendo qualcosa che tu non hai capito ancora. Quando la vita, quando tu vivi una vita in chiesa, ma una vita con il piede in chiesa, con un piede fuori, qualcosa ti sta tirando. Qualcosa ti sta dicendo, tu mi appartieni. Ma cosa intendi, pastore? Genesi versetto 22:9. Genesi 22:9. E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui un altare, e vi accomodò la legna, e legò Isacco, suo figliolo, e le disse, e le mise sull'altare sopra la legna. Vorrei fermarmi qui, perché vorrei andare più avanti ancora dopo. Sapete che Abramo è nato in un luogo dove i genitori portavano allo stregone quando nasceva. Le stregone guardavano le stelle e dicevano cosa sarà diventato, cosa dovrà diventare questo bambino. Loro guardavano le stelle e attraverso le stelle loro vedevano cosa doveva diventare questo bambino grande. Quindi quando loro hanno visto, le stregone hanno visto, hanno dichiarato una parola su Abramo e le ha detto: tu non riuscirai a fare mai niente, tu non sarai mai niente e ogni cosa nella tua vita sarà un ritardo nella tua vita. Ogni cosa che vorrai fare si fermerà. Abramo è nato con un destino che i suoi genitori lo hanno portato. Per quello che Abramo, per ogni cosa che tu vedi, ha avuto un rallentamento, possiamo dire. Anche se Dio lo aveva preso Abramo. Lui le ha detto vai e lui ha creduto, è andato, ma si è fermato in un luogo dove suo padre le ha detto stiamo qua. Ogni cosa, per quello che Dio diceva, lui si fermava. C'era una cosa che lui voleva andare avanti, ma ogni cosa lo ritardava. Quindi
c'era un altare dove lui e i genitori lo avevano portato, che quell'altare lo voleva indietro. E lui senza saperlo, e lui senza tenere magari conoscimento di questo o coscienza di questo, non si rendeva conto che c'era un ritardo per quello che lui faceva. Anche per avere il suo figlio ha avuto un ritardo, perché c'era un altare che lo reclamava, lo tirava indietro. C'era un punto in il quale lui stesso ha detto: non avrò figli, perché quello che mi erediterà sarà il mio schiavo. L'altare, quando tu vai davanti a un altare, stai presentando incenso, l'incenso sei tu, libazione e sacrificio. E un mondo spirituale si apre. Noi cristiani non siamo tanti esperti nell'altare. Per quello c'era un uomo che era abituato a quella maniera di vivere. E lui era abituato a fare queste cose qua. Se tu vedi la Bibbia, è stato l'uomo che ha levantato, alzato più altare che tutti i profeti. Ogni volta che Dio gli parlava, lui presentava un altare perché lui era abituato a fare un altare. Ogni volta che Dio gli parlava e lui diceva qualcosa, lui diceva io credo, e lui alzava immediatamente un altare perché lui era abituato, la loro costumbre era fare quello. Per quello Dio le ha detto, io non permetterò che la tua generazione, che quello che tu hai, tu alzi un altare, tu ritorni ancora indietro. Per quello Dio le ha detto, dammi il tuo figlio, dammi quello che tu ami, portalo sull'altare. E la cosa che dice la parola di Dio, dice la parola di Dio, e gessero al luogo che Dio gli aveva detto, e Abramo edificò qui un altare, e accomodò la legna, e legò Isacco, e legò Isacco al suo figliolo, e lo messi sull'altare. Sai cosa le stava dicendo Dio a Abramo? Abramo, io voglio che tu mi dia tuo figlio, perché quello che tu farà sarà la conseguenza di quello che mio popolo farà. Io voglio che tu leghi al mio figlio. Voglio che tu leghi al tuo figlio e lo presenti sull'altare, perché io lo sto legando. Io lo sto legando insieme a me. Io lo sto legando per l'eternità. Ogni volta che la generazione di questo figlio vorrà tornarsi indietro, ricorderà che è legata a un altare, ricorderà che è stata pactata su di me, ricorderà che quell'altare rappresenta pacto, quell'altare per quello il popolo di Israele, ogni volta che si vuole allontanare, e quell'altare reclama, quell'altare dice mi appartiene a me Israele, Israele tu sei mio, Israele tu sei mia. E quando Dio, quando per quello, quando noi presentiamo davanti a Dio ogni figlio, presentiamo i nostri figli, presentiamo quando sono nati, noi lo stiamo legando a un altare, noi lo stiamo legando a Dio, perché ogni volta che quel bambino vorrà andare via, Dio ricorderà quell'altare sta clamando. Quando noi vediamo che c'è un altare, si apre il mondo spirituale. Il figlio di Abramo è stato legato a Dio. Per quello che Dio, ogni volta che il popolo di Israele si voleva allontanare da lui, lui li riprende. Perché c'è un altare che ha pattato. C'è un altare che reclama. C'è un altare che dice mi appartiene. Quando vediamo questo, sai, la Chiesa Cattolica, qua mi metterò magari in problemi, ma non mi interessa.
La Chiesa Cattolica chiede ai bambini e tu li porti, fanno la prima comunione, mi sa. Sapete con chi state pattando? Con la Reina del Cielo si chiama. La tradizione, la costumbre. Più tradizioni, più demoni. E ho compreso questo. E c'era una storia che vorrei raccontarti anche. Per quello che è molto importante che noi sappiamo cosa stiamo facendo. Per quello è tanto importante portare i tuoi figli appena nati sull'altare, perché tu le stai legando con Dio. Non importa se lui si allontanerà, è legato a un altare e quell'altare lo tirerà indietro. Così come fanno tanti, facciamo la prima comunione, lo stai legando alla Regna di Cielo. Non ho il tempo per entrare in questo, è molto profondo, molto lungo anche. E parlarti che sono certe cose. Per quello che quando la gente che arriva dal cattolicesimo della religione, le è difficile mollare certe idee. È difficile cambiarle perché ci sono state libazioni, c'è stato un sacrificio, c'è stato l'incenso, per quello che quando io leggevo questo sui sacco dicevo, ma perché lo ha legato? E Dio mi ha cominciato a parlare. E questo è stato molto potente. Abramo era un uomo molto spirituale, no? Abramo non era qualsiasi uomo. Abramo era un uomo molto, molto, molto elevato spiritualmente. Perché la parola dice che quando Abramo stava per ammazzare il figlio, l'angelo di Dio se l'è apparso e gli ha detto non toccare il fanciullo. E Abramo ha visto quello, il sacrificio. Ma la parola dice che il sacrificio era dietro. Io non posso vedere cosa c'è dietro, ma Abramo si ha potuto vedere. Non ho il tempo per parlarti di quello, ma quando noi vediamo che è molto importante quello che noi facciamo, Dio le ha cambiato il nome a Abramo. Si chiama Abramo, le ha cambiato il nome a Sara, Sarai si chiamava, le ha dato un altro nome, le ha detto a Pietro non ti chiamerai più Simone ma ti chiamerai Pietro, perché il nome sono molto importanti in quello che noi facciamo. Il nome che le avevano dato a Abramo era un nome che non valeva niente, Dio ha detto non mi piace, lo cambierò. Allora, quando noi mettiamo il nome ai nostri figli, dobbiamo essere certi di cosa stiamo mettendo del nome. Dobbiamo essere sicuri magari di cosa stiamo mettendo sul nome. Quando noi leggiamo la Bibbia, no, ci rendiamo conti che magari ci sono stati uomini e donne che hanno messo i bambini un nome di santi, magari San Raffaele, oggi si chiama tua figlia, si chiama Raffaella. Tuo figlio si chiama, non lo so, non conosco tanto la religione. Ma quando arriva il giorno del festeggiamento di quel santo, quell'altare tira. Per quello che tua figlia non vuole tornare in chiesa, per quello che il tuo figlio non vuole tornare in chiesa, perché l'altare tira. Gente che vive nella chiesa, che è uscita dalla chiesa, ritornano indietro. Tu sai che quando Dio vuole fare qualcosa, Dio Abramo, Abele e Caimo
hanno presentato l'offerta. Caino ha ammazzato il fratello. Cosa è successo lì? Lì si è alzato un altare, perché c'era libagione, che era il sangue. Dio le ha detto: il sangue di tuo fratello mi parla della terra. Il sangue mi parla. Lui è morto, ma il sangue ancora parlava. Sapete, ci sono tante donne che sono state violentate, donne che sono state abusate, sono cresciute, ma quando sono con il marito dicono: no, non posso più stare con lui, non lo so, io non so perché, ma sento qualcosa di brutto quando lo sto con lui. Io ho sentito tanto questo, quando ministriamo le donne che sono state abusate. Pastore, io non lo so perché c'è qualcosa che non voglio stare con lui. C'è una storia nella Bibbia che c'era stata una vergine, è stata violentata. E il popolo ha voluto mettere pace e si sono circoncisi per mettere il pace, ma non è stato abbastanza, perché il sangue reclama sangue. Per quello ha detto Caino: allora cercheranno di uccidermi. C'è stata una libazione, sapete perché? Perché in quella violazione, in quel mal, quello che ha preso per forza è stato libazione. C'è stato il sangue versato e quel sangue reclama. La parola dice che il sangue di Abele parlava a Dio. Quindi tanta gente, tante donne che ora stanno magari con il marito e non riescono a stare perché sentono che stanno ancora vivendo quel momento. Che stanno ritornando a quel momento. Allora dobbiamo imparare che ogni cosa che noi facciamo, se al tuo letto tu porti un altro uomo, se al tuo letto tu porti un'altra donna, quel letto lì si trasforma in un altare. Per quello la parola dice che dobbiamo avere un letto senza mansiglia, non so se è la parola giusta. Il tuo letto deve essere puro. Perché ci sono delle cose che non ho il tempo di spiegarle, che dobbiamo imparare dal mondo spirituale. Per noi magari farlo è semplice, ma per il mondo spirituale no. Il diavolo ne approfitta. E quando ci sono state delle cose immorali fatte nel tuo letto, vengono i tuoi figli, dopo dicono: lì è stato un altare, lì è stato qualcosa. Dopo vengono spiriti di lussuria, dopo vengono spiriti di omosessualismo, spiriti di lesbianismo, e dice: no, il tuo figlio mi appartiene, il tuo figlio deve essere un pervertito, il tuo figlio perché tu lo hai portato. È troppo forte, devo ammazzare. Non posso entrare. Quello lo insegno nella chiesa qua, no? Ma quando è stata quella vergine violentata, il popolo cercò di ristabilire quello, di provare, ma non è stato abbastanza sufficiente essere circoncisi, ma hanno dovuto pagare con la morte.
Sapete, quando il popolo di Israele è uscito da Egitto, e quando Egitto ha cominciato a schiavizzare agli israeliti, hanno ammazzato tutti i bambini che sono nati e li hanno portati su un altare per darli in sacrificio. Quindi il sangue reclamava sangue. Per quello gli israeliti non sono usciti da Egitto prima che i loro primogeniti non siano stati morti. Questo è forte, non posso parlarlo qua. Quindi ci sono delle cose spirituali che noi non capiamo ancora. Ma cosa intendi, pastore? Cosa vuoi dire? Non so cosa stai insegnando. Quello che ti voglio dire è che noi siamo un altare, dove noi presentiamo il nostro corpo davanti al Signore in sacrificio vivo, davanti a Lui. Che c'è stato il sangue dell'agnello versato per te e per me, per la redenzione dei nostri peccati. In quella croce è stato un altare dove c'è stato sacrificio, incenso e libazione per la tua vita, per ristaurare l'uomo, per ridarle indietro quello che aveva perso. Quindi Dio vuole fare qualcosa di più. Grazie per il tempo.